dietro. Bene, possiamo andare? Sì. Mister, allora, Messina, lo diciamo anche la scorsa settimana, rappresentava anche un po' un crocevia, no? Per il Benevento. Era una partita che in qualche modo forse doveva dare delle risposte. C'era stata una settimana un po', diciamo, anche travagliata da un punto di vista del mercato, giocatori nostri che avevano ricevuto anche delle offerte importanti. E forse questa era una partita che doveva dire se la squadra era rimasta compatta e quindi non si era lasciata destabilizzare da queste voci, e in qualche modo ci si aspettava un po' anche una reazione forte. Mi pare che, insomma, a parte il risultato, la prestazione sia stata chiara, la squadra è compatta, è con l'allenatore, ha abbracciato questo progetto ed è determinata a fare un campionato importante. Ma francamente io che sto tutti i giorni dentro, a parte alcuni disturbi che sono anche fisiologici, ne abbiamo già parlato in un periodo di mercato, non ho mai avuto nessun problema. Questo è un gruppo che ha sempre lavorato con grande impegno, con grande professionalità, al di là di qualcuno che, vabbè, che diciamo caratterialmente dal punto di vista delle attitudini al lavoro non è stato sempre perfetto, ma la squadra è stato proprio sempre l'ultimo dei nostri problemi, veramente. Quindi il campo è sempre stato non un problema per il Benevento. Poi la prestazione è stata importante come tante altre, il risultato ci sta tutto, sono stati 3 punti importanti, ma non perché sono in un momento in cui sono 3 punti importanti, perché vincere fuori casa è sempre difficile, e poi vincere come abbiamo vinto noi è molto importante, perché lo fai con merito, e quando tu vinci con merito, ed è quello che devi seminare in campo, i meriti, sei destinato a continuare. Alcuni risultati ci sono stati anche favorevoli, così, con qualche pareggio a sorpresa, quindi abbiamo recuperato posizioni, ma questo ci deve cambiare poco. Noi ci dobbiamo concentrare sull'avversario di turno, sull'espressione delle nostre qualità, e poi non ci dobbiamo fare disturbare da nulla, ma questo già lo facciamo, perché in campo c'è grande sintonia, c'è grande lealtà, c'è grande professionalità. Questo è un gruppo che ha veramente un senso di appartenenza importante. Poi ogni tanto c'è qualcuno che è un po' più indietro, un po' più in difficoltà, o che si aspetta di giocare e magari resta un po' deluso. Guai se così non fosse. Se uno non gioca è contento, mamma mia, non ci sarebbe da preoccuparsi. E quindi continuiamo soprattutto a lavorare, che è la cosa che conta di più. Una prestazione, diciamo, però così importante, di questo genere, diciamo che ha fatto molto rumore, al di là della bellezza dei gol, delle azioni congeniali, di questo possesso palla, diciamo, che si traduceva spesso e volentieri in occasioni in opportunità pericolose, su un campo ai limiti anche della praticabilità, che aveva anche grossi problemi. Che scenari apre una prestazione del genere in prospettiva, sia di mercato, sia di campionato, sia di fiducia nei mezzi e nel potenziale? Ma né più e né meno quello che gli scenari che ha aperto nel passato, perché tantissime altre volte abbiamo fatto buone partite. È chiaro che una partita come quella di sabato, in cui la sblocchi, in cui riesci a concretizzare ciò che sei in grado di creare, è importante. Però ogni partita ha una propria storia. Una cosa certa è che il Benevento ha una valenza importante. Non è sicuramente né una squadra facile da affrontare, né una squadra facile da addomesticare, quindi noi questo lo sappiamo, ma ripeto, io non conosco altre ricette se non quelle del lavoro. Poi le teorie, andare a analizziamo quello che avviene sul campo. Il Benevento è compatto sicuramente, c'è identità di vedute, il lavoro viene sempre svolto bene, c'è stato, c'è, ci potrà continuare a essere qualche disturbo, perché poi abbiamo anche degli avversari, non giochiamo da soli, ma sappiamo che possiamo fare bene, ma soprattutto sappiamo che dobbiamo acquisire i meriti sul campo, e per acquisire questi meriti dobbiamo essere bravi a seminarli, prestazione dopo prestazione. Però qualcosa sicuramente ha contribuito a fare, cioè a far ritornare un po' di entusiasmo nella gente, il pubblico, come dire, ha reagito in maniera importante a questa prestazione, come se l'ambiente
avesse trovato un po' di compattezza e che si fosse stretto un po' attorno alla squadra. Adesso chiaramente si dovrà tradurre anche in una presenza sicuramente più numerosa al campo, però almeno a questo è servito, perché non so se lei l'ha avvertito, lei che comunque vive la città quotidianamente, insomma, si è avvertito questo cambio di umore. Ma questo lo sappiamo noi, perché poi, diciamo così, in Campania, nelle piazze passionali, Benevento appartiene a questo tipo di piazza, forse magari un po' nel passato, dipende sempre da quello che si fa, un po' di pessimismo, un po' oltre, ma quelle sono le esperienze della vita, in questo caso della vita calcistica, che portano la gente a essere un po' pessimista, ma noi siamo contenti, noi sappiamo che dobbiamo seminare, lo ripeto ancora una volta, perché poi le presenze aumentano, perché aumenta l'afflato, ma questa è una squadra che merita, lo dico, una squadra che merita perché c'è un gruppo di ragazzi a posto, poi al di là che qualche volta si potrà anche sbagliare, però c'è grande impegno, grande motivazione, questo è già molto importante. E poi abbiamo dei valori importanti, ma li abbiamo sempre avuti, non è che sono apparsi improvvisamente dopo la partita di sabato. I valori li abbiamo sempre avuti, abbiamo avuto tanti problemi, quelli sì, all'inizio, nella prima parte della stagione, mi auguro che questi problemi che hanno riguardato tanti giocatori siano definitivamente messi da parte, e ci sono dei giocatori che non hanno ancora dato un contributo importante perché non hanno potuto, ma che hanno le qualità per dare un contributo importante e soprattutto hanno la voglia per farlo, quindi è inutile che vi faccio dei nomi. Lavoriamo sempre sul concetto e sul progetto di squadra, che è la cosa più importante. Chiaro che poi i risultati ti aiutano, soprattutto quando giochi partite così perentori e così autorevoli e ottieni 3 punti nel modo in cui li abbiamo ottenuti. Se vuole aprirla questa parentesi, lei mi sembra anche nel dopo partita ha detto che la procura mi sembra che gli ha fatto delle domande su questa partita nel prepartita, poi dopo nei giorni a venire c'è stato il presidente della Lega di Lega Pro, presidente di Lega Pro, che ha detto che questa partita è stata segnalata agli organi competenti. Se vogliamo dire qualcosa dal suo punto di vista rispetto a quello che si è detto dopo di questa partita. Viene da piangere veramente, ma da piangere, perché alcune logiche io francamente non le capisco. Chissà quante puntate ci sono se la Juventus in questo momento gioca in casa, che ne so, allora siccome ci sono puntate, che ne so, cioè, mi viene da piangere veramente, perché si va alla ricerca di... È un problema serio, vero, questo qui, perché non, io le partite di calcio non consentirei quotazione, eccetera, ma non esiste proprio, purtroppo siamo in un mondo in cui, però è ridicolo, dai, perché partono delle denunce perché qualcuno gioca su un risultato, ma sarà secondo la sua logica, ma poi di concreto, ma spiegatemi un po'. E allora se la Juve gioca in casa, che ne so, con tutto il rispetto con l'Udinese, ma tu, forse, che ne so, ci puntano tu, che allora che c'è? Ci sono tante bufale veramente, così come ci sono dei fatti che purtroppo sono spiacevoli, sono avvenuti anche nel passato, però bisognerebbe togliere secondo me la tentazione. Questo non riguarda né me né voi, questo riguarda gli organi, quelli importanti, chi ci governa. Ma è molto difficile quello che dico io, però sono veramente, mi viene da piangere, che sono bufale, anche dopo la partita perdere tempo, domande eccetera. Mister, proprio la perentorietà della prestazione di sabato e anche l'entusiasmo che si è creato un po' nell'ambiente, c'è il rischio che si possa sottovalutare un avversario come la Lupa Castelli, che è ultimo in classifica, oppure lei è tranquillo da questo punto di vista e convinto che... No, ma noi stiamo preparando la partita di domenica, ci stiamo avvicinando alla partita di domenica. Guai se così fosse, ma non esiste, ogni partita ha delle proprie difficoltà. Francamente i ragazzi e sottoscritto sappiamo che di partite predeterminate sulla carta non ce n'è, ma non ce n'è, perché nell'ambito di una partita può sempre avvenire di tutto e che quindi i valori si possono totalmente alterare. Poi magari alla lunga in un campionato la classifica esprime dei valori, ma no, ma non ci pensiamo proprio. Noi sappiamo dentro di noi che è una gara molto importante, perché quando viene da un periodo positivo dare continuità è fondamentale, siccome poi vogliamo recuperare posizioni in classifica, perché
questo lo vogliono fare tutti, tutti vogliono vincere le partite e noi lo vogliamo fare anche noi, quindi non esiste proprio né sottovalutare né avere un atteggiamento poco umile o poco determinato, ma non esiste, proprio fuori discussione. Mister, lei la scorsa settimana si è, diciamo, chiamato qualche giocatore con il quale ha avuto qualche colloquio, anche per cercare di capire se in quel momento con questo stesso giocatore si poteva fare un discorso in prospettiva, visto che c'erano alcuni che erano, come dire, un po' abbagliati da queste voci di mercato. Mi pare che tra i vari colloqui che lei ha avuto c'è stato anche un colloquio importante con Sissé, il quale pare che si è messo a disposizione. Abbiamo visto già un giocatore quasi ritrovato anche in allenamento da un paio di settimane, lo avevamo anche noi visto e segnalato, e che poi si è tradotto con questa prestazione importante, il gol ritrovato in una partita come quella di Messina, in quel 2-0, e una prestazione poi addirittura abbiamo visto, e questo ci ha anche molto incoraggiato, il fatto che il giocatore ad ogni gol andasse ad abbracciare i compagni, si sentisse parte del gruppo. Quel colloquio quanto ha contato, in ordine a questo risultato che lei ha ottenuto su Sissé? Se noi ci fermiamo a quello che avviene dentro lo spogliatoio e dentro il campo, abbiamo sempre con tutti grande, o quasi con tutti, grande unità di intenti e grande sintonia. A volte sono delle dispersioni, questo è un periodo di mercato, qualcuno dice delle cose, senza che per questo quelle cose siano necessariamente volontà dell'allenatore, però le sappiamo le cose. A volte ci sono delle dispersioni, si è rimasto coinvolto in qualche dispersione, in qualcosa che qualcuno gli ha detto e non ha passato un bel periodo, ma Sissé è un giocatore che è cresciuto tanto comunque dall'inizio, perché è un giocatore che ha grandi qualità. Poi, come dite voi, il fatto che c'è grande sintonia con i compagni, perché c'è grande solidarietà, grande amicizia e grande senso di appartenenza, no? Quindi io chiaramente è una cosa che mi fa piacere, ci mancherebbe altro, perché poi Sissé è un giocatore che ha qualità, così come tutti quelli che stanno all'interno di questa squadra, di cui alcuni, l'ho detto prima, non ci hanno potuto dare quello che sono in grado di darci, ma noi ci contiamo su tutti, anche sui Campagnacci, su Ibitiello che prossimamente rientrerà, un po' su tutti. Mister, vogliamo dare uno sguardo al mercato così, en passant? Siamo un po' delle formichine, non come piazza, non stiamo facendo cose roboanti, non stiamo andando di corsa, però forse stiamo raggiungendo, manca ancora 10 giorni, sono tanti, però 2 obiettivi, mantenere l'ossatura e inserire degli elementi mirati, così. Abbiamo preso 2 giocatori che sono funzionali al nostro progetto, che abbiamo scelto e che abbiamo avuto la bravura e la fortuna di centrare, che sono Lopez e Angiulli. Poi all'interno di questo gruppo sono tanti giocatori che possono, lo ripeto, dare molto di più di quello che hanno dato, per un insieme di motivi. Stiamo facendo le cose che sono state delle uscite, che sapete, giocatori che non erano più funzionali perché non avevano sposato poco il nostro progetto, probabilmente ce ne potrà essere qualcun'altra. Ma niente, mi auguro che si chiuda presto, perché poi noi che abbiamo queste grandi. Noi abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo voglia di coinvolgere la gente, più tifosi possibile. E vogliamo crescere, vogliamo guadagnare posizioni in classifica, ma questo è il nostro obiettivo, ma non è che lo dica adesso, io l'ho sempre detto, noi vogliamo arrivare sopra a tutti. Poi questa è la nostra filosofia, quello che ci muove. Il motivo per cui lavoriamo è questo, lavoriamo in funzione di quell'obiettivo. Mi auguro che lo possiamo centrare. Ma per i prossimi 10 giorni la preoccupano di più delle eventuali inaspettate uscite o degli ingressi che non arriveranno? Ma no, ma adesso ci sono ancora 10 giorni di questo mercato eterno, lunghissimo, ma le uscite, se non sono giocatori che abbiamo noi l'intenzione di far uscire, non ce ne saranno, quindi e le entrate le stiamo facendo funzionali a quelle che sono il nostro progetto. Abbiamo preso 2 giocatori importanti, perché Lopez è un giocatore importante e perché vedrete che Angiulli è un giocatore importante. Mister, fino a dicembre al Benevento bisognava andare un po' a vedere qualcosa che era mancato, indubbiamente, insomma, tutti quanti individuavano anche per una questione
meramente numerica e il gol, perché effettivamente tra le squadre di alta classifica erano di quelle che aveva segnato meno e mancavano un po' di marcature tra gol sbagliati, insomma occasioni non tradotte e via discorrendo. E quindi diciamo l'approccio a questo mercato si era avuto anche col fatto che il Benevento cercasse una punta che potesse garantire, insomma, in termini numerici anche questo gol. Poi ci sono stati insomma 10 gol realizzati in 4 partite, un cambiamento, un'inversione di tendenza che ha un po' fatto passare, diciamo, tra virgolette, in secondo piano questa necessità. Ad oggi, secondo lei, questa necessità c'è ancora, oppure per quello che si è visto ultimamente si potrebbe anche ovviare, visto e considerato che quel blocco psicologico, che era più psicologico che, diciamo, che tecnico, tattico, è stato eliminato? Le rispondo dicendo che noi siamo sempre attenti a quello che c'è possibilità eventualmente di prendere, qualcuno che possa venire a darci una mano. All'interno dell'organico ci sono giocatori importanti che, l'ho detto prima, per un insieme di motivi non hanno dato un contributo importante, ma non perché non volevano, perché sono stati tanti gli impedimenti che hanno creato qualche problema. E poi un insieme di circostanze, ma voglio dire, nel giorno d'andata noi abbiamo preso 11 pali, pensate un po', con per l'equilibrio che c'è in questo campionato, se magari di quegli 11 pali 2 o 3 vanno dentro, siccome poi con abbiamo presi pochi, abbiamo fatto anche alcuni pareggi di troppo, magari un punto sarebbero diventati 3 punti, ma con le 6 ma non si va da nessuna parte. Io non ero preoccupato prima quando non facevamo gol, e questo credo che voi ve lo ricordate. Dobbiamo giocare da squadra, la squadra è cresciuta, la squadra sta bene. Abbiamo preso dei giocatori che ci daranno una grande mano, abbiamo dei giocatori che possono ritornare ad avere un rendimento ottimale, perché hanno qualità e qualità importanti per la categoria. E poi noi vogliamo coinvolgere tutti, ma sappiamo che lo dobbiamo fare col lavoro, e ve l'ho detto prima, né ci vogliamo fermare né siamo così presuntuosi da pensare di essere unici, imbattibili, ma abbiamo delle certezze che sono quelle del campo, quello di uno spirito di squadra importante, di un senso di appartenenza importante. Lavoriamo bene, stiamo bene dal punto di vista fisico, abbiamo voglia di giocarci le partite con tutti, sappiamo come dobbiamo fare per giocarci le partite con tutti, quindi che vi devo dire? Ci dica, per esempio, insomma, il Foggia sta facendo un mercato, diciamo, scoppiettante, gente come Lanzaro, Sansovino, poi Kirikovac. Secondo lei è un segnale un po', può essere interpretato anche come un segnale un po' di debolezza, cominciano, nonostante hanno un organico forse già in partenza, un organico migliore, si vanno ulteriormente a rinforzare perché forse cominciano a temere che gli avversari poi non sono poi così inferiori? Non mi fate dare giudizi sugli altri, che sono sempre un po' antipatici, poi andare a sindacare su quello che uno spende o non spende, ognuno ha il proprio orticello da coltivare, io preferisco coltivarmi il mio, e vorrei che questo orticello diventasse un appezzamento di terreno sconfinato, infinito, quindi pensiamo a noi, no, ma veramente, ma è normale che tutti vogliono fare bene, è normale che tutti in periodo di mercato cercano, dove pensano che ci sono delle lacune di colmarle, magari ci sono stati degli intoppi, è sempre molto difficile dire, ma sicuramente il Foggia è una società forte, negli ultimi anni una delle più forti economicamente, perché è in grado di investire. Mettiamola così, lei sono preferisce più un tipo di calciomercato, una campagna di rafforzamento a piccoli passi, con degli innesti mirati, oppure prendendo dei nomi importanti che ti possono per fare il salto di qualità, ma allo stesso tempo possono anche rischiare di comprimere? C'è una regola assoluta che quando cambi tanto a gennaio o sei costretto a cambiare tanto a gennaio è perché hai sbagliato tanto quest'estate. Questa è proprio una legge universale, è così. Allora, ma al di là di quello che è il mercato, concentriamoci sul lavoro, credetemi che è la cosa che conta di più, il resto il campo poi lo dice, concentriamoci sul lavoro, e le cose che vi ho detto prima sono già sufficienti, perché... Una sola cosa ultima, Troiani ha un virus intestinale come Bonifazi? No, Troiani ieri ha fatto una distorsione alla caviglia, però obiettivamente ve lo dico, Troiani è un ragazzo che... Siccome ha qualità, oggi si è fermato veramente a qualità, lui vorrebbe andare a giocare.
in questo momento non è semplice da noi, perché Melara sta giocando un campionato strepitoso, ha fatto 10 partite, Michele è un ragazzo del 96 che veramente ha grande qualità, ha espresso questo desiderio, vedremo se lo accontenteremo, perché poi alla fine vedremo, ma non è questo il motivo per cui non è qui. Oggi aveva un problema alla caviglia, ieri è incappato in una distorsione, quindi stamattina ha lavorato in palestra, poi oggi no. Però c'è questo fatto, potrebbe essere, ha espresso questo desiderio. Vedremo. Va bene?